Salve a tutti ragazzi! Oggi con questo nuovo video vi proponiamo una nuova puntata della serie su No More Room in Hell, che siamo veramente contenti, vi sia piaciuta così tanto. Proseguiremo la nostra avventura con questa seconda mappa, Cabin, e ne approfittiamo per parlarvi della nuova patch, la 1.0.5, che introduce moltissime novità al titolo, tra tutte una maggiore ricerca del realismo. Che stai facendo? Io sto creando l'atmosfera con il fumo, non si vede. Ma che stai prendendo a pugni? No, sto creando l'atmosfera. Ma che è il posto? Fammi delle nocche, cos'hai? Ma che diavolo è? Santo cielo. Sono le nuove armi della 1.5. Nocche d'acciaio. Per sottolineare allora, il realismo. Allora, tornando a noi, tra le novità più serie, a parte le nocche d'acciaio di Vincenzo, abbiamo una totale scomparsa dell'HUD. In quanto le munizioni, sia nel caricatore all'interno dell'arma, sia quelle disponibili, verranno fatte intuire al giocatore, mai dette espressamente. Per esempio, ricaricando l'arma, sentiremo quante munizioni ci sono rimaste, mentre tenendo premuto il tasto di ricarica, vedremo quante munizioni abbiamo ancora in canna. Ora, bando alle ciance ed iniziamo. Iniziamo, ok. Breakout of the Attic. Ok, dovrebbe essere qui. Questo era il poster che c'era nella primissima mappa, giusto? Come ci è arrivato qui? Quello con Padre Pio e Perché Connie. Perché in un attico c'è una cosa del genere? Okay. Ok. Non facciamoci domande. Dov'è l'attic? L'attic è questo. Ci penso io con i miei pugni, Oddio! Ah! Ok. Mi stavo preoccupando. Questo ha senso. Non ho tutta questa forza. Mi fai scendere, grazie. Allora, che dobbiamo fare? Guarda le foto di famiglia! Dobbiamo vedere questi geroglifici cosa sono. 9, 2, 4, 7. Aspetta, è un 9 il primo? Sì, aspetta, cerco un foglio. Mettiti gli occhiali, ma è meglio. Mi serve un foglio. Adesso me lo sto scappando. Oh, vedi che hai la mia mente. Cosa ti serve? Me lo sto grattando sulla pelle, aspetta, così. Questa cicatrice 9, 2, 4, 7. Allora, hai notato che in questa mappa non ci sono bambini? Vuol dire che la violenza raggiungerà livelli inimmaginabili. Ma come? È il contrario, semmai. Ti devo ricordare che sono i più pericolosi e mortali? Appunto. Sarà noiosa come puntata. Non lo so. Spunteranno all'improvviso come boss finale. Ci penseranno i miei bicipiti. L'ultima missione, ruba e lecca al bambino. Aia. Tosta anche quella. Che stai facendo? Ecco qua, ci penso io dai. Anch'io, io con la torcia. La mia torcia non è efficace quanto i tuoi pugni. Sì, ma non si sfondano. Ok, ecco. Devi caricarlo. Non Mai è perdere vero. La speranza. Tu coprimi dietro piuttosto. Ecco. È brutto come doppio senso quello. Nah. Oddio, ci hanno chiuso in faccia. Oddio. Ma che, adesso sanno anche chiudere le porte. Allora, cose più intelligenti di te. Release the Stargate. Lo Stargate, allora dobbiamo fare un salto iperspaziale oppure sto fraintendendo l'obiettivo? Beh, penso che sia più probabile la prima. Un salto interspaziale, perfetto. Sì. La porta non si apre. Penso che sia, se non c'è quella, c'è questa. Bene, ok, si è aperta, mi stavo preoccupando. La guida ti chiude la porta e ti apre un portone rosso. Oh, questa è... Ma chi è che ha alimentato il camino, scusa? Ma chi è che gioca a cricket dentro casa? Dove? Che servono ste bandierine? Non le vedo. Sci di fondo? Come non le vedi? Cos'è? Allora, ma questa non ti ricorda la mappa di Slender? Una delle ultime, quella in cui devi raccogliere tutti gli oggetti, tipo pantofole, ciabatte, padelle. Aspetta, non mi ricordo. I Mementos. Io non so cosa siano, però va bene. Intanto, chi è? Oh! Aiuto. Prima che ricarico questo ci metto. Vedi di non farti infettare. Ma che? Ok, io ti vedo stupido. Steroidi? No, è ammazzato. K1 che vuol dire? E tu che fai il liceo figo? K1 cos'è? Che formula chimica è? Se te lo dico poi scopri la ricetta. Mi fai sfigurare? Sì. Ok. Apprezzo la tua generosità. La formula per gli imbecilli. No!
Allora, devo rimanere una tua esclusiva per sempre. Release the Stargate. Ancora questo Stargate. Oh. Io scendo. Oddio, ma che... mi hai visto? No, cosa è successo? Come credevo di essere forte fino a questo punto, guarda. Senza mani, senza piedi, fantastico. Realismo. Oh, che cos'è? Non capisco se è arte moderna o è solo qualcuno che è molto arrabbiato. Non lo so, credo sia un oggetto scultoreo. Ma che è successo? Perché hai cambiato l'obiettivo? Perché ho premuto un bottone. Lo so che non dovrei farlo, però ho questo vizio. Oddio, ma che... ho volato. Amico, ho volato. Questo è quello che provo io ogni volta. Andiamo. Sono anche bravo a sparare, incredibile. Merito dei bicipiti. I bicipiti spaccassi di legno. Basta con questi complimenti. Poi non faccio più bene i video. Allora. Una tanica rossa attraverso il muro. Sì, però se ti sposti. Che... oh! Tastierino! Questi sono miei. No, no, no. 2, 4. Fatto però, prima io, fregato. Dio, si è bloccato il tastierino. Ok. Cosa abbiamo? Due fucili. Cosa abbiamo? Ma io già ce l'ho. Io vado sopra. Però le pillole me le prendo. E questi che sono? Un blocco un blocco note. Andiamo avanti. Utili contro la guerra al terrorismo. Oddio, sono in un momento di intimità, lasciali stare. Oh, guarda! Sono morti come hanno vissuto. Uniti. E senza testa. Dove dobbiamo andare? Di qua? Oh. Sì, apri, non chiudo. Prego, signora. Ma che dici? Grazie. Lo incontreremo il proprietario di... ma guarda, guarda questi incivili. Maleducati. Dove c'è? Ho il segreto. Guarda. Vai sopra con la tanica rossa. Aspetta, se non mi fa più cambiare arma perché sta ricaricando. Conosco un segreto fantastico. Vacci cos'è sopra. Questo? Attraverso il fuoco, sì, non ho paura. Prendi... cos'è? È un antizanzare. Ah, questo è il corso che ho fatto su Team Fortress. Questo è utile per me. Ah, che brutto rumore. Madonna. Metti l'olio qua sopra, va? Ma poi è di legno la porta, perché fa questo rumore? Oddio. Allora, altri steroidi. Devi usare il... distruggiamo le prove. Oddio. Ok. Troppi steroidi. C'è ancora Ciccio Gamer. Cuccio. Vai via. Ormai è cresciuto. One magazine left. Ok, dobbiamo solo scoprire... sarà servito il mio corso da saldatore come ingegnere su Team Fortress? Assolutamente no, che non riesco ad aprirla. Dai, ci penso io. Io ero un vero ingegnere a quei tempi. Sì, sì, vai, vai. Io intanto mi godo le bandierine da neve qui. Vediamo il vero ingegnere. La cosa si fa complicata. Non è che serve... troppo. Che? No! Sta uscendo... che è successo? Non lo so, sta uscendo olio. Oppure pepite d'oro, siamo ricchi! Pepite d'oro! No, sono... ma che? Ce l'hai fatta! Pepite d'oro, non lo so cos'erano. Era oro, oro con la... ora 24 carati. È che non si apre? Si è aperta. Ah, si è aperta. Aspetta, lì c'è una cosa su quel tavolo. No, una torcia. Una torcia. Usciva ora 24 carati direttamente da quella torcia, da quel...